aveva un solo cuore e un'anima sola, la pace, una comunità in pace. Questo significa che in quella comunità non c'è posto per le chiacchiere, per le invidie, per le calunnie, per le diffamazioni. Pace. Il perdono, l'amore copriva tutto. Per qualificare una comunità cristiana, su questo dobbiamo domandarci com'è l'atteggiamento dei cristiani. Sono miti, umili. In quella comunità ci sono lite fra loro per il potere, lite di invidia, ci sono chiacchiere. Non sono sulla strada di Gesù Cristo. Questa peculiarità è tanto importante perché il demonio cerca di dividerci sempre, è il padre della divisione e con l'invidia divide. E Gesù ci fa vedere questa strada della pace fra noi, dell'amore fra noi. Secondo, è una comunità che dà testimonianza della resurrezione di Gesù Cristo. Questa parrocchia, questa comunità, questa diocesi, crede davvero che Gesù Cristo è risorto? Oh sì, dice sì, è risorto, ma di qua perché lo crede qui soltanto. Il cuore lontano di questa forza. Dare testimonianza di che Gesù è vivo, è fra noi. E così si può verificare come va una comunità. E terzo, i poveri. Come sono i poveri fra voi? Come sono? Ma questo ha due brani. Primo, come il tuo atteggiamento o l'atteggiamento di questa comunità con i poveri? Secondo, questa comunità è povera, povera di cuore, povera di spirito, o mette la sua fiducia nelle ricchezze, nel potere. Armonia, testimonianza, povertà e avere cura dei poveri. E questo è quello che Gesù spiegava a Nicodemo. Questo nascere dall'alto, perché l'unico che può fare questo è lo Spirito. Questa è opera dello Spirito. La Chiesa la fa lo Spirito. Lo Spirito fa la unità, lo Spirito ti spinge verso la testimonianza, lo Spirito ti fa povero perché Lui è la ricchezza e fa che tu abbi cura dei poveri.